Le organizzazioni dei medici giapponesi hanno più volte denunciato i turni estenuanti a cui sono sottoposti i medici ANSA più 200 ore di straordinario in un solo mese. Un giovane medico aveva lavorato così tanto in Giappone da togliersi la vita. La tragica fine Takashima Shingo risale allo scorso anno e i riflettori sono accesi sul suo caso per le denunce dei familiari e pressione sul sistema sanitario. Takashima aveva solo 26 anni. La famiglia chiede un cambiamento in un paese segnato dal superlavoro. Takashima lavorava in un ospedale di Kobe quando si è suicidato nel maggio dello scorso anno. Ha riferito NHK. Secondo gli avvocati della famiglia, Takashima aveva fatto più di 207 ore di straordinario nel mese prima della sua morte e non si era preso un solo giorno libero per tre mesi. L'ospedale, il Konan Medical Center, ha negato tutte le accuse la settimana scorsa. Ma a giugno, secondo la NHK, l'ispettorato del lavoro ha stabilito che la morte del giovane medico è stata un incidente sul lavoro, dovuto alle lunghe ore di attività. La famiglia di Takashima ha parlato in una conferenza stampa la scorsa settimana di quello che ha descritto come un giovane portato alla disperazione. Sua madre, Yunko Takashima, ha raccontato di come ci fosse troppa pressione per suo figlio e di come si lamentasse che nessuno lo avrebbe aiutato. «Mio figlio diventerà un buon medico. Non salverà i pazienti», ha detto la donna. «Spero davvero che migliori l'ambiente di lavoro dei medici, affinché tutto questo si ripeta in futuro. 200 ore sono un numero incredibile», ha detto senza mezzi termini il fratello di Takashima. Secondo il Konan Medical Center, molte volte i medici trascorrono il tempo studiando da soli e dormono secondo le loro esigenze fisiologiche, e a causa dell'elevato livello di libertà non è possibile definire con precisione l'orario di lavoro. Dall'ospedale hanno anche detto alla CNN che non riconoscono questo caso come straordinario.